Cari compagni di avventura, nel video di oggi mi piacerebbe parlarvi dei Cavalieri degli Dei, questi cavalieri sacri di cui non sappiamo niente se non il design, per quanto in realtà qualcosina sotto sotto lo sappiamo. Oggi infatti mi piacerebbe dividere il contenuto del video in due macro sezioni. Nella prima ci focalizziamo sull'estetica di questi personaggi e del modo in cui Yoda li ha introdotti sempre dal punto di vista visivo. Nella seconda parte parliamo del loro ruolo e, perché no, anche dell'ispirazione che effettivamente c'è alla loro base. In teoria. Perché se chiaramente stiamo parlando di One Piece, chiaramente stiamo parlando di Shiroda, quindi è ovvio che un'ispirazione alla loro base ci sia. E infatti è già tipo esploso il fandom, ci sono 250 miliardi di teorie in merito. Ma, come detto, nella prima parte di questo video voglio parlare e concentrarmi sull'estetica di questi personaggi e solo dopo passare alla parte narrativa. Quindi, insomma, parliamo delle sagome e volendo parlare delle silhouette nere che Oda inserisce quando vuole iniziare a presentare dei personaggi, c'è un discorso molto molto importante da fare in visione retrospettiva, quindi più o meno come Oda ha sempre gestito l'introduzione dei personaggi e le loro silhouette. Perché al netto degli effetti Mandela della community, cioè tutte le volte in cui nel fandom si crea un falso ricordo su un elemento, e credetemi, è successo molte volte anche a sottoscritto, in realtà volendo analizzare per l'appunto come Oda introduce i personaggi e poi li gestisce dal lato estetico, è un pochettino più complicato di quello che si crede. Ci ho messo un po' a recuperarmi tutti i capitoli uno per uno, prendendoli per casi specifici, perché se poi devo farli tutti impazziamo. Però insomma, ho preso una campionatura, ve la metto a schermo e ne parliamo. Perché, ribadisco, al netto degli effetti Mandela, quando Oda introduce una silhouette di un personaggio, quando poi introduce effettivamente quel personaggio, la sua line art è completamente differente. E questo sempre. Iniziamo sparando alla Croce Rossa, quindi i quattro imperatori. Tolto il personaggio di Shanks, che comunque abbiamo già visto nel capitolo 1, e Barba Bianca, che anche lì abbiamo già avuto modo di più o meno iniziare a conoscere, la silhouette di Big Mom, come potete vedere a schermo, è completamente diversa dal capitolo 432 al capitolo 651 e anche poi al capitolo 829, al netto del fatto che, comunque, a livello del capitolo 651, il design finale ce lo aveva già. È evidente proprio che il design ce l'avesse già, ma la resa scenica che ha voluto dare ha deformato di molto il character design di Big Mom. Kaido proprio non ne parliamo, sono due personaggi completamente diversi. Però giustamente voi potreste anche dirmi sì, ma qui stai per l'appunto sparando alla Croce Rossa, è giusto, è normale, è inevitabile che nel corso di 10 anni di pubblicazione di capitoli i design cambino. E qui vi volevo, facciamo altri esempi. Introduzione di Oden, capitolo 920. Il personaggio ci viene inizialmente introdotto da Kinemon che racconta qualcosina del suo passato. E poi abbiamo la sua introduzione effettiva solo nel capitolo 960, con la scena del 961 che vi ho messo a schermo, in cui si vede proprio in piedi, a corpo completo. E badate bene, la storyline di Oden, nella testa di Oda, era già scritta e pensata ancora ai tempi di Punk Hazard, quindi intorno al capitolo 670. Quindi 300 capitoli dopo, ci sono delle evidenti variazioni di design che comunque ha modificato comunque in corso d'opera nei pochi capitoli successivi, perché dal capitolo 920 al capitolo 961, quindi dopo un anno di pubblicazione, dopo un anno di serializzazione, il suo design è cambiato completamente. Guardate con attenzione, in caso mettete pure pausa, la forma dei capelli, il numero di spade che da uno diventano due, addirittura la guardia della katana nel capitolo 920 è a forma di quadrifoglio, quando poi entrambe le spade nel capitolo 961 hanno i trifogli. Le decorazioni sul kimono, lo shimenawa, la corda sacra che il personaggio ha nel capitolo 961, nel capitolo 920 non c'è. Il fodro della spada nel capitolo 920 ha un cordino che le spade nel capitolo 961 invece non hanno. Quindi al netto di storyline già scritte 300 capitoli prima, al netto di design più o meno decisi intorno al capitolo 920, comunque un anno dopo quel design è stato cambiato. Perché ribadisco di nuovo, Oda scrive i capitoli di settimana in settimana e quindi è inevitabile che cambi molte idee nel corso di un anno. Figuratevi se già di capitolo in capitolo cambia, in 40 capitoli c'è un abisso proprio. Restiamo sempre a Wano Kuni, quindi storyline sempre ben definite ancora anni prima. Parliamo della Yakuza. Nel capitolo 940, nelle prigioni di Udon, Yogoro dei Fiori ci introduce i quattro capi malavitosi della Yakuza, che però vediamo effettivamente 12 capitoli dopo. E pur così, 12 capitoli dopo, i loro design sono completamente diversi. Ma non appena appena, proprio completamente, come potete vedere a schermo.
Io ve lo dico, stanno trapanando come se non ci fosse un domani, è mezz'ora che cerco di registrare, di aspettare che la smettano, ma hanno deciso che continueranno fino all'ora di cena, quindi io userò gli effetti post-produzione, ma se sentite trapanazioni varie ed eventuali, mi spiace, però oggi va così. Continuiamo. Magari il problema non è il numero di capitoli che passano tra la silhouette e la presentazione effettiva, ma la reale importanza di suddetti personaggi? Parliamo di Vegapunk allora, personaggio che insomma il fandom ha ritenuto estremamente importante fin dall'introduzione, fin dalla prima volta che viene nominato e su cui c'è ricamato un sacco di illazioni, ipotesi varie ed eventuali. Il lineart che il personaggio possiede nel capitolo 485 è completamente diverso rispetto al flashback che vediamo nel capitolo 684 o all'introduzione effettiva che abbiamo a Ged, considerando pure che il problema non è, come sempre o come si tende a dire, il punto di vista di chi descrive il personaggio, perché in questo caso non è uno che semplicemente parla di Vegapunk tramite la fama che il personaggio ha. Si sta parlando di Vegapunk Kuma, che Vegapunk lo vede tutti i giorni e che da lui si fa modificare fisicamente tutti i giorni. Quindi Kuma dovrebbe ben riuscire a immaginarsi il corpo di Vegapunk così com'è. Però, ribadisco, è completamente diverso rispetto a come lo vediamo poi a Ged. Anche la silhouette del capitolo 684, volendola comunque confrontare con Ged, un pochettino è strana. Perché sì, magari quello lì è l'orecchio, o è magari il naso, però i baffi dovrebbero trovarsi in un'altra posizione, la lingua in teoria, che è quel lembo nero che esce a destra, dovrebbe essere posta anche quella in un altro posto, quindi è un tre quarti un po' inventato quello del 684. Insomma, anche per Vegapunk è un panico. Però, giunti a questo punto, giustamente potreste dirmi, vabbè, però il problema magari è che la silhouette presentata in un certo modo poi cambia perché il personaggio deve essere ancora introdotto. Qui mi gioco l'asso di picche perché in realtà questa cosa è successa, ma al contrario. Nell'opera, cioè, prima abbiamo avuto l'introduzione effettiva del personaggio e successivamente una sua silhouette era diversa. Sto parlando di Dracul Mihawk, introdotto ufficialmente nel capitolo 50 e poi inserito nel contesto della flotta di 7 nel capitolo 69, con una flotta di 7 messa a sagome nere, ma nessuna sagoma ricorda il personaggio di Mihawk. Nessuno possiede quel cappello con la piuma, nessuno possiede la Kokuto Yoru, la spadona Grossmesser. Questo cosa vuol dire? Mannaggia i trapani. Vuol dire che anche se il design di un personaggio è concluso, è perfettamente stato delineato sia nell'opera che negli appunti di Oda, quando Oda poi mette la sua silhouette, che sia prima dell'introduzione o che sia dopo l'introduzione, quella silhouette è diversa, perché vuole rappresentare un concetto, non il design effettivo del personaggio. Questo è il segreto della narrazione visiva delle silhouette di Oda. Esprimere un concetto, non il reale contenuto visivo. Mi spiego? Quindi, quando abbiamo l'introduzione di questi 9 cavalieri divini, degli dei, sacri, quello che volete, che Dragon ci racconta, no? E Oda li rappresenta con una certa estetica, una certa silhouette, il line art che poi avranno potrebbe essere completamente diverso, seppur già stato definito da Oda e che non cambierà nella testa sua, ma cambierà nelle pagine dell'opera. Guardate, vi metto questa cosa giusto per memare un pochettino e stemperare anche il fatto che questi trapani mi stanno dando un fastidio infernale. Un fumettista italiano, un autore italiano, ha deciso di giocare con le silhouette di questi personaggi e ha fatto questa cosa che vi sto mettendo adesso a schermo. Giusto per farvi capire che qualsiasi line art si può dedurre e desumere da quelle silhouette nere. Letteralmente qualsiasi line art. Questo per dire insomma che è un pochettino inutile starli a fare mille ipotesi sulla silhouette del personaggio in questione, perché tanto i design cambiano. E ribadisco, io vi ho messo a schermo una scelta di silhouette. Potevo andare molto più sul cattivo con roba che cambia completamente. Vi ho scelto apposta quelle che un pochettino potevano somigliarsi. Ma c'è roba folle, completamente folle. Ve la lancio come sfida. Cercatevi la silhouette di Kanjuro quando Kinemon ne parla. Poi vedete il vero design di Kanjuro. Ecco. Se insomma dal lato visivo questo è quello che possiamo desumere, dal lato narrativo in realtà ci sono molte cose interessanti che si possono dire a conti fatti. Come Dragon stesso dice, il fatto che ora entrino in azione questi personaggi vuol dire che siamo prossimi alla vera guerra contro il governo mondiale, che in teoria sarà la guerra finale di One Piece.
E non è che lo dico io perché lo dice Dragon, è che questa cosa va praticamente prefigurata al personaggio di Barba Bianca. Nel suo monologo finale, infatti, diceva che nel momento in cui il One Piece verrà riesumato, verrà trovato, verrà portato alla luce del mondo, il governo sarà nel panico e si scatenerà una mega guerra contro lo stesso. Quindi quella guerra predetta da Barba Bianca inizia a muoversi proprio con l'ascesa in campo di questi cavalieri divini. Cavalieri che, stando a quello che viene detto, hanno proprio il compito di mantenere il rigore nel mondo di One Piece. Quindi cercare di mantenere lo status quo, in un certo modo. Tra l'altro, nel capitolo 1054, il personaggio di Akaino faceva tutto un discorso sulla giurisdizione di questi personaggi che, a quanto pare, è superiore a molte altre figure del mondo di One Piece. Quindi se c'è un problema tra nobili mondiali, loro possono intervenire e fare giustizia, o comunque fare delle indagini. Cosa che, se ricordiamo gli avvenimenti del Reverie, neanche la CP0 può fare. Perché quando abbiamo il confronto tra i due draghi celesti, che si picchiano per il discorso di Shiraoshi, la CP0 non può far nulla. A quanto pare, questi cavalieri degli dei possono. A parte il rimando che per me è anche abbastanza evidente con il Sacro Romano Impero e i Cavalieri degli Dei o il Sacro Ordine dei Templari, che è formato da 9 cavalieri, che bla bla bla, in caso ne parliamo in live o se no banalmente Wikipedia, tanto poi si va a finire là. La cosa che a me interessa dirvi in questo video di oggi è proprio il fatto che, narrativamente parlando, la figura di questi cavalieri, di questi guerrieri, è fondamentale. Proprio grazie al discorso di Barba Bianca noi sappiamo che la guerra finale sarà contro il governo, che non vuol dire contro la marina, ma contro il governo, le sue cariche, le sue figure politiche. Figure politiche che però devono avere un corpo militare loro che li deve difendere per mantenerli sul trono. Ne sappiamo anche infatti che la marina dovrebbe più o meno sfaldarsi o comunque andare contro il governo mondiale. Dubito che un Garp o un Kobe rimarranno a difendere Im. Il discorso è praticamente quello. Non può essere la marina il gruppo di combattenti nemici dei protagonisti a fine storia. Deve essere il governo con Im e i suoi cavalieri sacri. Quindi l'introduzione di questi personaggi è fondamentale a quel discorso là. E la CP0, visto il livello di forza che Oda gli aveva dato, visto il fatto che ha riesumato personaggi come Kako, Lucci, Jabura e tutta la CP9 inserita nella CP0, a livello combattivo non possono confrontarsi con i protagonisti a fine opera. Con Ruffy che sconfigge Kaido in uno contro uno, un Sanji e uno Zoro che arrivano a livello praticamente capitano di un imperatore, o addirittura superiore, come possono materialmente Kako, Lucci e compagnia cantante essere una reale minaccia e una reale difesa contro Im? Non possono. Quindi non solo c'è la questione marketing e merchandise, perché nuovi personaggi vuol dire nuove action figure, nuovi scontri, nuove robe che poi puoi sempre vendere, ma c'è anche proprio una questione narrativa dettata dai livelli di forza di personaggi. Io capisco comunque anche il discorso che molti stanno attualmente facendo, cioè che il compito che aveva questo gruppo era quello della CP0 in origine, cioè che Oda potrebbe aver cambiato idea in corso d'opera e quindi essere passato dall'idea che i difensori di Im fossero la CP0, che infatti si chiamano Aegis, Egida, lo scudo divino, a questo nuovo gruppo, un po' in riferimento al Sacro Romano Impero. Quindi dico, ci sta, capisco che magari Oda ha cambiato idea in corso d'opera, però al netto di ciò che la CP0 è poi diventata dai tempi di Dressrosa fino ad oggi, quell'introduzione di personaggi era inevitabile. Proprio servono ai fini della storia questi personaggi, che poi sono 9, come membri protagonisti che dovrebbero picchiare. Quindi Ruffy associato a Im e gli altri associati a questi cavalieri. Basta, non ho altro da dire, non so quanto lungo verrà questo video perché col fatto di sti trapani che lavorano e martellate varie la ripresa è durata un'eternità, spero non troppo lungo. Fatemi sapere in generale cosa ne pensate, fatemi sapere la vostra. Vi ricordo che comunque riprenderemo questo discorso anche in una delle prossime live perché c'è molta roba da dire, ci sono molte speculazio da fare, ma le faremo però appunto nell'apposito spazio che è quello delle live. Basta, se siete arrivati fino a questo punto del video scrivete nei commenti hashtag Lattuga. Vi ricordo che tutta la baracca è sostenuta tramite un abbonamento di community su Patreon e che tramite il vostro supporto economico potete ricevere dei vantaggi in cambio. Ah, ultimissimissima cosa, c'è una super offerta su Pumpkin, non ve lo nomino da anni tipo Pumpkin, ma sono affiliato a Pumpkin, quindi c'è uno sconto pazzesco, ve lo lascio nel primo commento. In caso se volete magliette, zaini, costumi, borse, scarpe, roba, tema anime e manga, c'è il super sconto, super promozione, vale per un paio di giorni, quindi approfittatene. Per quello ve lo dico, di solito non mi dico un cazzo su Pumpkin, ma fidatevi, c'è una buona promozione, affrettatevi. Per il resto fate i bravi, mangiate le verdure e ci vediamo o al prossimo video o alla prossima live. Bella a tutti!